Dario Ianes, siamo qui con te per parlare del dibattito nato in questi giorni, da alcuni articoli che hanno ripreso la tua tesi sul superamento della figura dell'insegnante di sostegno. Proprio per rispondere alle preoccupazioni, alle perplessità espresse da alcuni insegnanti di sostegno che hanno visto il loro ruolo minacciato, la prima cosa che ci sentiamo di chiederti è: questi 110.000 insegnanti di sostegno che ci sono oggi nelle scuole italiane spariranno? No, il punto non è questo, non è farli sparire evidentemente, ma farli evolvere, perché noi abbiamo un sistema che è ingessato su un ruolo che è stato prezioso, importante, perché sono stati gli anni dell'integrazione, gli anni dell'insegnante di sostegno come sostegno reale all'integrazione alla classe. Però poi il sistema si è un po' congelato, si è un po' ingessato. E adesso in molti pensiamo che sia il momento di fare un'evoluzione, cioè non un'eliminazione ovviamente, ma un'evoluzione. Evoluzione nel senso nel curricolare e nello specialista. Per cui gli insegnanti di sostegno hanno, secondo me, un diritto fondamentale, il loro ruolo è così strategico per l'integrazione che va cambiato, talmente strategico da cambiarlo, cioè ma cambiarlo nel senso del diventare realmente quel lievito della contitolarità nei curricolari. I curricolari spesso si disimpegnano, spesso si deresponsabilizzano, per cui 80-90 mila insegnanti in più in compresenza, cioè da parte degli insegnanti di sostegno, questo sarà un'iniezione fortissima nella scuola. Altri 20 mila che mettono a frutto finalmente in un ruolo di consulenza, di tutoraggio tra pari, di un fornire realmente una competenza dentro la classe per far sentire i curricolari meno soli, spesso si sentono soli, e avere un 20.000 persone che entrano dentro con quella competenza che negli anni moltissimi insegnanti di sostegno, giro nelle scuole dall'80, ne ho conosciuti a centinaia che si sono fatti master, doppie lauree, specializzazioni e hanno questa competenza che non riescono poi a mettere a frutto. Avere un ruolo così di consulenza tra pari, non dall'alto dietro la cattedra, ma che entra nelle classi, si rimbocca le maniche, lavora insieme, mezza giornata, poi torna dopo 10 giorni, questo è un ruolo tecnico, è assolutamente fondamentale. Questa è Quindi l'evoluzione. la tua idea evolutiva dell'insegnante di sostegno prevede 110.000 insegnanti di sostegno attuali, 90.000 che andrebbero ad affiancare gli insegnanti curricolari e quindi ad aumentare le ore di compresenza e 20.000 insegnanti che diventerebbero appunto degli insegnanti specializzati per Esatto. garantire supporto. Ora, questa è la Tecnico, teoria, ma a livello pratico c'è in corso una sperimentazione di questa tua proposta, certo. Sì. una sperimentazione che coinvolge il Trentino e l'Alto Adige. Come sta andando? Allora, questa idea non nasce oggi, l'idea evolutiva non nasce oggi, nasce nel 2011 da un primo rapporto sull'integrazione scolastica che è stato pubblicato nel giugno 2011 e fatto da tre associazioni che sono 3L, Caritas e Fondazione Agnelli. Ho fatto una critica dentro questo rapporto, ho fatto una critica serrata all'integrazione, abbiamo messo in luce alcuni problemi. Su questi problemi abbiamo provato a ipotizzare delle soluzioni e sono state messe nel dibattito di questi anni, perché dall'11 al 14 c'è stato parecchio dibattito, c'è stato, devo dire, una fortissima consonanza sugli aspetti critici. E c'è, Quali? per esempio, la delega all'insegnante di sostegno, cioè il fatto che, non sono delega, il fatto che molte volte più di un 50% di alunni uscissero dall'aula con come dire, un violare proprio il principio e il valore fondamentale dell'integrazione. Per cui l'analisi critica condivisa, l'interpretazione e poi evidentemente la proposta non altrettanto condivisa. E infatti di questo si sta discutendo in moltissime sedi. Allora, al di là dell'intuizione, al di là della idea della proposta, abbiamo provato a sperimentarlo. Per cui in Trentino abbiamo selezionato, o si sono autoselezionate meglio, 17 classi per provare a non eliminare ovviamente l'insegnante di sostegno, ma le ore di sostegno trasformarle in ore curricolari, per cui in ore di compresenza, in ore di lavoro assieme, per costruire didattica inclusiva per tutti. E due insegnanti distaccati, esperti, che abbiamo selezionato per le loro competenze tecniche,
girano per queste classi a dare supporto tecnico. Per cui questa è la situazione che si sta sperimentando da un anno, adesso ci sarà il secondo anno, e confronteremo poi una serie di parametri che sono l'apprendimento, la socialità, la partecipazione al gruppo, la soddisfazione delle famiglie, una serie di parametri. Li confronteremo con altre 17 classi analoghe che fanno invece da controllo, che usano l'insegnante di sostegno come mediamente. Tradizionalmente. Ecco, questo perché credo che al di là dell'ipotesi poi si debba, se si può, perché ovviamente fare ricerca in Italia non è sempre semplice. Non è facile, però provare a vedere se questo dà effettivamente un valore aggiunto. Popper diceva: se tu vuoi bene un'idea, devi provare a stressarla per vedere se non funziona. Quindi vedremo i risultati di questa idea, dello stress di questa idea a fine 2015. Sì, ma alla fine del prossimo anno scolastico. Sì, sì. Quindi per ora la sperimentazione è in corso, procede. Certo. Ora, invece, la tua è sicuramente una tesi forte, una tesi innovativa che, come tu stesso dicevi, è stato già oggetto di diverse critiche, però hai un obiettivo ben preciso, cioè un obiettivo ben preciso che vuoi portare avanti e perseguire. Ce lo spieghi un po' meglio cos'è questa tua via verso l'inclusione? Ma dunque, in questi ultimi 20 anni, anche come Ericsson, sia come università che come Ericsson, noi abbiamo fatto di tutto e di più per migliorare i livelli di qualità dell'integrazione, dai convegni ai materiali, ai libri, eccetera, tutto nella direzione di migliorare i livelli di qualità dell'integrazione. E migliaia di insegnanti ti dicono: noi vorremmo lavorare meglio, vediamo i limiti di questa situazione, e ne vediamo tanti, non è inutile che ripeta l'analisi critica. Allora, a questo punto, diciamo, io penso che ci siano le condizioni per fare un passo avanti, per dire, al di là del migliorare tecnicamente con maggiore competenza didattica, maggiore, proviamo anche a fare qualcosa di strutturale, di più strutturale. Proviamo a dare più aiuto ai curricolari attraverso i 90.000 che entrano, più aiuto a tutto il sistema attraverso gli esperti che entrano. Perché questo? Perché dobbiamo arrivare a una didattica veramente inclusiva. Non ho una didattica speciale che porta fuori, ma una didattica inclusiva, cioè quella che risponde ai bisogni di tutta la classe, non che fa un lavoro separato e separante solo con un alunno. Questo perché i valori dell'integrazione degli anni 70, i valori dell'integrazione, ti dicono che è la partecipazione sensata, reale, sociale e apprenditiva dentro un gruppo. Perché se l'insegnante di sostegno prende e me lo porta fuori, questo non è integrazione.